Roccastrada, in provincia di Grosseto, 480 metri sul livello del mare, 3.500 abitanti. La parte bassa del paese da alcuni giorni scivola lentamente a valle. I primi sintomi del fenomeno dovuto alla particolare natura del terreno e dalle continue piogge sono stati notati sabato verso mezzogiorno. Passando di qui, su questa zona, vidi una crepa nel terreno. Il posto è questo qui che ora vedete ricoperto da un bitume fresco perché la crepa evidentemente si è allargata molto. La cosa effettivamente mi preoccupò e andai immediatamente a avvisare l'ufficio tecnico del comune. Circa 24 ore dopo, il movimento franoso ha provocato crepe in numerosi edifici. 500 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Le autorità hanno provveduto alla loro sistemazione provvisoria presso altre famiglie, in alcuni locali e nelle stesse aule delle scuole elementari che hanno sede nel palazzo del comune. I tecnici controllano attentamente il fenomeno. C'è stato un momento particolarmente critico. Sì, dalle ore 18 e nella mattinata del lunedì ha raggiunto una punta massima di circa 50 centimetri, circa un movimento di 7-8 centimetri l'ora. Beh, E adesso a che punto siamo? il movimento ha rallentato moltissimo, tanto che ora c'è un leggero spostamento, sempre a valle, di 3 mm nelle 24 ore. È in corso un esame da parte di geologi dell'Università di Pisa. Si sta intanto provvedendo a trasferire in altri locali alcune delle famiglie alloggiate in comune per permettere la riapertura delle scuole. La soluzione concreta del problema, però, ci dice il sindaco, richiede questi provvedimenti. Sono tre i provvedimenti che si impongono. Il primo, l'indennizzo totale delle perdite subite. Il secondo, il consolidamento a valle della zona sinistrata e il risanamento della stessa zona. Il terzo provvedimento, certo non meno importante, è quello dell'abitazione per tutti i sinistrati, cioè una ottantina di prefabbricati provvisori e come soluzione globale del problema, almeno 150 alloggi in strutture murarie tradizionali. È Iva Zanicchi che vince il Festival di Sanremo del 1969 con la canzone Zingara. Che la gente era davanti alla confusione, che la gente andava a cercare di aiutare le persone che si trovavano nella zona della frana a portare via della roba e tutto. Zavali, la mia figliola lavorava con un certo notaio Nannini di Siena, che era lì dove mantengo lì qui, dove c'era la sentita mia. E a quelli dovete ricomprare l'ufficio perché era nella zona rossa. La spiaggia lì era spaccata, venne qua verso il piazzale là. Il campo sportivo avvallò una enormità, addirittura c'era, se poi facevo parte di questa società sportiva, e ci fu un dislivello da un calcio d'angolo all'altro opposto, 80 centimetri, oltre 40 anni di terra fu riportato per buttarlo nel piano. Con la collaborazione di tutti, gli appassionati e gli amici, che c'era una collaborazione non indifferente, alcuni donarono addirittura la terra. Non vollero niente, ma gli fu pagato solamente l'importo della strada. Ecco, senti, ecco, si viene in mente. Portare questa terra dalle fescine e portarla a casa. Un amore, prendi questa mano, zingara, leggi pure che destino.
E così Rocastrada andava incontro al suo destino. Il dilombo è ancora latente e le istituzioni pubbliche sono impegnate ad affrontare il rischio che il versante ovest ancora rappresenta per i suoi abitanti. In questa impresa, se l'obiettivo è la sicurezza del territorio, allora fa ancora scuola il pensiero di Floriano Calvino, per il quale tutte le catastrofi sono prevedibili. Conseguentemente, ciò che può meglio rassicurare la popolazione non sono tanto le opere, peraltro sempre insufficienti, contro le imponenti forze della natura, ma è il controllo scientifico del territorio.